DJ Chiama Italia. Nice to meet you. How much you say too? Nice to meet you. Hello? Dove pensate di sedere? In mezzo a loro. You're translating? I am. Yes. When in need, because it's very interesting. Yeah. We speak Italian anyway. You do? Oh, that's fine, I'll go then. Well, sort of a few occasional words, you know. The necessary words. Il microfono sarà un po' ma non è un problema, sì. Guarda, ci prende? Sì, prende. Non usiamo le cuffie così siamo più liberi, sennò ci ingarbugliamo coi cavi. No, it's not that way, but everything is by computer right now. So. Everything is digital, it's not so far. Yeah. Just checking me on. You used to be a DJ, or no? No. Never try? Oh, these two do. You did? Yeah, some occasionally. Yeah. Mark actually spins, don't Mark? Yeah, Mark actually. Ah, see, yeah. I've DJed in Italy quite a lot. Ah, okay. Yeah, it's a good crowd here. Yeah. Crowd's good. Yeah. Well, a very big following here, don't you? I did? A very big following here. So your concert like a couple of years ago in Milan Forum was great, great. And I saw you in 1984 too, in Milan. 84, wow. Yeah, 84, yeah. Where was that at? Milan, it was in Lampugnano and Teatro Tenda. Yeah, Teatro Tenda. An horrible place. Was like the ticket was like £4. Right, yeah. That's right. Hey. 30 seconds. FBI, eh? Si, si, si. Sounds good, doesn't it? That's good, yeah. Visto che non abbiamo le cuffie, magari lascia un po' di diffusione così. Okay. Lascia un po' di diffusione o ti rientri. Adesso. Radio DJ, le 11.32, come promesso sono arrivati Depeche Mode, quindi benvenuti, ben trovati, welcome on Radio DJ. Good morning. Good morning, how are you? Good. Ok, Martin, Dave and Andy. Ok, come state innanzitutto? Siete in buona forma fisica? L'aspetto è, devo dire, buono. So you're looking very well, are you on top form? Very good, we thanks. Are. We're just doing some interviews and stuff for the new album, Sounds of the Universe. Uh-huh. And we've had a good week. Okay. Stiamo molto bene, stiamo facendo semplicemente delle interviste. Non è faticoso. Per lanciare questo nuovo album, Sounds of the Universe, quindi è stata una buona settimana questa. Ecco, non è molto faticoso, la parte più leggera questa del loro lavoro. It's not hard work, is it really? This is, could be it's not digging ditches. Non è come stava. No, perché molti cantanti, molti personaggi della musica invece non amano essere intervistati e vivono questa condizione con molto fastidio. Yeah, we that includes us. Compresi loro. Però hanno imparato a farsela andare bene, insomma. Yeah, I know. We find it. We feel it's important, you know, to get our music across to people. È sicuramente importante far conoscere la nostra musica, quindi chiaro, quindi facciamo anche questa parte del nostro lavoro. Bene. Questo disco nuovo, Wrong, è molto inquietante, fa molta paura. Il video in particolare, chi ha avuto occasione di vederlo, è veramente terrificante. It's very eerie, isn't it? It's disquieting. Yeah, the video seems to have taken people by surprise, and it seems to be going down as quite shocking. Yeah. I didn't think it was possible to shock people anymore. But per quanto non pensavo fosse più possibile scioccare le persone, questo video ci sta riuscendo. In effetti sono delle spieghiamo il raccontiamo il video. Chi vuole raccontare la trama del video agli ascoltatori? The storyline of the video.
would like to do that. I'll try, but I don't want to give too much away. No, but esatto. It's just troppo, insomma, è bello vederlo, no? Ah, ma si vede già, è già in giro, sì. It's basically a car careering out of control backwards and smashing into various things. And then a plot gradually develops. Le prime immagini sono quelle di una macchina che in retromarcia è completamente fuori controllo e va a sbattere contro vari ostacoli. E mano a mano che va avanti il video si sviluppa una trama, quindi poi alla fine si capisce. Si capisce che c'è una persona bloccata, legata ai comandi e quindi costretta a subire questa. Sembra quasi la trama di un film di quelli tipo Saw. The video was directed as well by Patrick Daughters. Guy we found in New York, and I think what we first kind of like noticed, Fletcher and I both saw the video for a band called The Liars, and it was a pretty striking video that he did for them. But and then I sort of, after exploring his work, found out they did a lot of stuff for a lot of different things that I'd liked too. So, but yeah, pretty much is what he described to us when he came to meet us in a studio in New York. So it ended up exactly. So. Ho visto New York. Sì, io ho visto un suo video che ha fatto per una band che si chiama The Liars. Mi è piaciuto molto. Poi abbiamo imparato a conoscere il suo lavoro. Ci ha molto impressionato. E in effetti questo video è un po' quello che mi aspettavo da lui. And the good thing is we're only in the video for a few seconds. That was fantastic. Esatto, accompagniamo solo per qualche che è molto lungo, no? Girare un video è una cosa. Long process, isn't it? Usually shooting. Ma più che altro fa paura, insomma. Poteva essere anche pericoloso. Dangerous too this time around. Especially as me and Martin don't drive. Tutto considerato che io e Martin non abbiamo la patente. Non avete la patente? Come mai? Why you don't have it? Good question. We should by now, but we've never had a lesson. We've never had a lesson. No. We lived in cities most of our lives. Yeah. Abbiamo quasi sempre vissuto in città, quindi non c'era questa necessità, giustamente. E non abbiamo neanche mai preso una lezione di guida in vita nostra. E giustamente diciamolo agli italiani che ci stanno ascoltando, perché in Inghilterra nel paese si può vivere anche senza. Si può vivere anche senza, cioè non si guida nelle città. Yes, una cosa da far capire agli italiani. Dove vivete adesso? Dove vivono? Where do you live now? I live in London. This is Andy. It's Dave. I live in New York. David, a New York. And Martin, I live in Santa Barbara, in California. Ah, bello. Molto vicino, tra l'altro. Very close. Bus rides. Tre fermate di autobus. È il segreto della longevità del gruppo, questo. That's the secret of your long-standing success and being together for all these years, maybe. Well, we've sort of lived sort of in different countries actually for a long time, but it doesn't really, you know, when we get together to work, we get together to work, and it's you know, it doesn't really affect, especially now as well with technology and stuff and the way things are, you know, you can actually work from different sides of the world. Sono diversi anni che viviamo in paesi del mondo diversi, ma in realtà questo non è un ostacolo, anzi quando poi ci vediamo si lavora bene, siamo lì per lavorare, certo. Poi comunque la tecnologia ti permette adesso di essere in contatto a tutti i livelli, quindi riusciamo a lavorare anche a distanza. So when we actually record, we spend a lot of time together. I mean, we're like a family, you know, and as you know, everyone's family these days is spread everywhere. Siamo come una famiglia, ormai le famiglie fratello sono famiglia moderna. Comunque passiamo molto tempo insieme quando poi ci troviamo per registrare, in quel periodo viviamo proprio insieme. No, posso chiedere una cosa prima di mettere la prossima canzone, esatto. A Dave, siccome l'ho visto diverse volte dal vivo, specialmente 2 anni fa, come fa a essere ancora così tanto in forma? Cioè, fa degli allenamenti. Hanno buone palestre a New York. I do, yeah. I'm pretty disciplined about sort of, staying in shape and stuff. I enjoy it. I enjoy feeling. I find that if I feel good in my body, my mind, it's true. It does follow. Sì, sono molto disciplinato e vedo che comunque se tengo il fisico in ordine, anche poi la mente rimane in ordine. Una cosa ok. Che and thank you. Right. Puoi dire che ha corso 7 maratone di New York. He's a big friend of mine. Yeah. 7 NYC really? Marathon. Oh, yeah. Well done. Fantastic. Always finisher. Fantastic. Yeah. DJ Chiama Italia.